Rappresentano diversi settori della società civile gli abruzzesi che quest'anno verranno insigniti del premio Dean Martin. I vincitori dell'11ª edizione, la cui premiazione è in programma mercoledì 8 agosto alle 21 a Montesilvano Colle, sono stati svelati ieri mattina dal presidente della fondazione, nonché ideatrice e direttore artistico del premio, Alessandra Portinari, in una conferenza stampa in Regione Abruzzo. Nell'elenco dei premiati compare al primo posto il regista e sceneggiatore teatino Luciano Dorisio, già vincitore del Leone d'Oro a Venezia. Poi l'egittologa sulmonese ed ex direttrice del Museo Egizio di Torino Elvira D'Amicone e il giovane chef pescarese Stefano Camplone. Premio Dean Martin anche a Sante Auriti, nato ad Orsogne e tra i più conosciuti maestri artigiani d'America grazie alla realizzazione dei prestigiosi pianoforti di Steinway & Sons. La giuria dell'11ª edizione ha scelto di rendere omaggio poi a Gianluigi Peduzzi, padrone di Rustichella d'Abruzzo. Premio Dean Martin anche all'Associazione degli Abruzzesi in Bolivia, nata nel 2014 con 150 conterranei, per il lavoro svolto dal suo presidente Roni Pedro Colanzi, di origini vastesi. Infine, il premio speciale Gaetano Crocetti verrà attribuito a Maria Grazia Andriani, chirurgo pediatra e docente dell'Università di Chieti, che dopo aver trascorso 35 anni nel reparto pescarese di chirurgia pediatrica, ha iniziato le sue missioni nei paesi più in difficoltà di Africa e Centro America per operare gratuitamente i bambini attraverso la Adamanes Foundation for Children ONLUS, che la Andriani ha istituito a Pescara nel 2015. Sarà un'edizione veramente straordinaria, noi raccontiamo storie di coloro che ce l'hanno fatto e di coloro anche che hanno sofferto all'inizio per inserirsi in un paese straniero. Naturalmente hanno portato il loro Abruzzo sempre nel cuore, la loro abruzzesità e anche alcune qualità che sono tipiche degli abruzzesi, che la testardaggine, così come la determinazione.